Questo cancello fa un rumore terribile. Va terminato. Va riparato subito. Come faccio? Se scoprono che devo solo te, non capirete dire che mi licenziano. Io sono stato cacciato dalla polizia perché non mi piace. Come sta andando il progetto? Per il primo piano è andato tutto liscio, ma il secondo è un altro paio di maniche. Continua a martellarmi la mano. Non posso andare avanti così. Ci sono! Mi martellerò il piede. Non so di che parla! Quel rullo compressore non era male, ma non c'è qualcosa di più grande che possa guidare? Tipo una gru. E io dovrei affidare una gru a un pappabolle come te? Grazie. Dimostrami che sei un vero operaio edile. Ripara i comandi di quell'argano. Credo che un altro pappamolle abbia lasciato i pezzi in quella piscina. Vedo l'ora di farmi un caffè. Non so di che parlano! Ho usato un martello pneumatico per anni e non mi ha mai causato nessun problema! Anch'io potrei fare l'architetto. Basta scarabocchiare delle case. Lo facevo già a 5 anni. Forse se facessimo meno pause caffè e lavorassimo di più, questi progetti finirebbero prima. Il capocannoniere mi ricorda qualcuno. Allora, hai trovato quei pezzi? Trova i pezzi! Ah.
Ma non lavora nessun altro qui? Oh, il signorino si lamenta perché c'è troppo da fare? Chi ha costruito quel muro lì? Idioti! Usa gli esplosivi per buttarlo giù! Andiamo! Non bisogna mica essere stati in un commando per riuscirci! E muoviti! Guarda che io con i pigroni sono implacabile! Gli esplosivi sono nel magazzino! L'ascensore non funziona. Ripara la scatola dei fusibili là in alto. Fortuna che oggi mi sono portato il caschetto. L'ultimo mattoncino mi ha fatto un bernoccolo grande così. Non sai come si usa un ascensore? Spegni l'incendio. Ehi, un attimo! Ma come mai l'edificio è in fiamme? Chi è lo stupido che ha dato fuoco all'edificio? Valvola del gas! Usa quei muscoli! Che ti prende? Non riesci nemmeno a sfondare una porta? Andiamo! Deve esserci una copia da qualche parte. Posso aiutarti? No, mi è caduta la chiave del gabbiotto del custode e il cane da guardia me l'ha portata via. Non puoi provare a riprenderla? Ah, sì, certo. No, no, aspetta. Preferirei conservare entrambe le mani. Se solo non mi fossi mangiato il pranzo, ora potrei usarlo per attirare quel cane fuori dalla cuccia. Fa di una chiave. Finora non ha fatto che seppellire ossi dappertutto. Spero solo che rubare questa gru mi conduca dritto da Rex. Hai recuperato la chiave! Grazie, amico! Mi hai salvato! Dai! Usala per entrare nel gabbiotto del custode! Oh, eccoti qui! Cosa?
Lei? Ma come... Non sono Albert, ma Werner. Siamo gemelli. Ah... Immaginavo diversi. Dunque, sei tu che vuoi guidare una gru? Sì. Allora farai meglio a costruirla prima. Ah... Forza, costruiscila! Ho bisogno di molti più mattoncini per assemblare quella supercostruzione. Help!
pensi di saper guidare una gru, ok? Dimostra! Raggiungi quello spiazzo laggiù! Svelto! La gru per sollevare quelle tubature. Io potrei tirarle su a mani nude. Proprio così. Ehi, mettila nel canale giusto. Non fare errori, non possiamo usare la gomma da cancellare. Ora occupati delle altre. Sta andando da qualche parte? Tranquillo, ritornerò. Spero non ti dispiaccia se al tuo ritorno la gru sarà sparita. Perché ho intenzione di usarla per fermare Lex. Con il braccio lungo e telescopico della legge. Questa non era male. Preso la gru, Jimmy. Grande. Rex sarà proprio contento. Già, ora portiamola da Rex, ovunque si trovi. Sei davvero un burlone, Jimmy. Useremo la gru per prendere un'altra cosa. Ora apro il cancello, così puoi farla uscire. Da quella gru, Jimmy! Certo! Dammi solo un secondo! Ehi là! Grazie! Devo guidare questo affare fino all'osservatorio. Resta qui e assicurati che nessuno mi segua. Ho come la sensazione che qualcuno voglia infiltrarsi nella banda stasera. No! Sì! Grrr. Incontriamoci là tra 10 minuti. Certo! Certo! Sono un genio dei travestimenti. Proprio oggi dovevo dimenticare a casa gli occhiali! Nelly, presto dovrei scoprire dov'è la loro base. Fantastico, Chase. E cosa ti trattiene? Il mio contatto nella banda di Rex vuole che prima faccia una cosa all'osservatorio. Ma puoi dare la buona notizia a Natalia. Se Rex tiene prigioniero suo padre, di certo si trova nella loro base. Ci proverò, ma finora ho sempre trovato la segreteria telefonica. Credo sia stufa che le ricordi sempre di portare a spasso il mio cane. Va bene, la chiamerò io più tardi.
Ok, Rex vuole che rubiamo il telescopio dell'osservatorio. Già, Rex ama... l'astrologia? Ah, non è per Rex, ma per il vecchio, no? Giusto. Il vecchio? Beh, che stai aspettando? Hai ancora il martello pneumatico del cantiere, no? E allora usalo! Dimmi, tu credi all'astrologia? No, no, ma forse è perché sono del segno dei pesci. Ottimo, porto il camion sul retro. Ora devo riparare la gru. Mi sa che l'ho danneggiata venendo qui. Controlla che non arrivi nessuno. E se vedi qualcuno, sai cosa fare. Ti sei allenato, Jimmy? Beh, io ho sistemato questo ferro vecchio. Bisogna aprire il tetto dell'osservatorio. Non credo che quel telescopio riesca a passare dalla porta. Ripara quella scatola dei fusibili. È collegata alla cupola. Dobbiamo fare altro che sistemare il telescopio sul retro del camion e alzare i tacchi, amico. Forza, sali sulla gru. Ora sistemalo nel retro del camion. Puntalo verso l'esterno. Così possiamo vedere a chilometri di distanza. Ok, ora sali sul camion. Sì, va bene. Thank you.
Tutto procede secondo i piani. Eh? Due piani. Due piani. L'ultima spedizione? È appena arrivata. Eccellente. Ora ci serve solo la password per il dispositivo del professore. Potrei ammorbidirlo un po', tipo... Non serve. I miei uomini hanno finalmente trovato il modo per farlo cedere. Capo... scusi. La... ecco... Chiedo venia, è che mi diverto troppo. Capo, la sua webcam si è spostata di nuovo. Cosa? Oh, che seccatura, la tecnologia. E la sua voce ha un suono strano. Ti chiamo più tardi. Professore, di certo è il professor Kowalski. Che fortuna aver sentito tutto, eh? Quello è il camion che guidava l'impostore. Mi sa che mi hanno scoperto. Deve essere qui, da qualche parte. Troviamolo! Per un pelo. Ti odio, ascensore. Sei come un topo in trappola. E va bene. Dì al mio avvocato che mi serve il sogno.